Salve a tutti, eccoci a un altro appuntamento con la storia, con i commenti dei filmati dell'Imperial Museum. Avete visto che non sono Mauro Lottici, grazie a Dio, ma sono Roberto Molle, presidente dell'Associazione Battaglia di Cassino, e ho accolto l'invito di Mauro per commentare questo nuovo filmato dell'Imperial Museum sulla Battaglia di Cassino. Capite che non sono Mauro anche dal personaggio lì dietro, che non è Frank Zappa, ma è un altro personaggio a cui voi lascio la scoperta, ovviamente, se lo conoscete. Oggi esamineremo appunto un altro filmato relativo all'operazione Dickens, la terza battaglia di Cassino, che comincia il 15 marzo 1944 e forse è la battaglia più complessa, più combattuta e più strategicamente curata da parte degli alleati, anche se il loro piano di prendere la città e il monastero è un piano molto ardito, ma che poi si risolverà in un fallimento. Ecco, contestuali a questo racconto, diciamo degli oggetti che raccontano la storia. Qui abbiamo un elmetto da parà tedesco, che praticamente è un po' il santo graal dei collezionisti, perché praticamente tutti aspirano ad avere un elmetto da parà tedesco. È un M38 e la particolarità appunto dell'elmetto tedesco era stato realizzato appunto per le truppe paracadutiste e aveva questo taglio particolare appunto perché scendendo col paracadute non c'era la falda e quindi non poteva farsi male il soldato che scendeva col paracadute, quindi era un modello speciale. I paracadutisti tedeschi avevano tutti quanti un equipaggiamento speciale a partire dall'elmetto per passare poi all'uniforme, cioè avevano questo tutone, no? Mimetico che è chiamato Knokke-sack, che praticamente significa sacco di patate, perché praticamente sotto avevano tutto l'equipaggiamento, sopra lo chiudevano e poi mettevano il paracadute per scendere, per lanciarsi, e poi avevano anche delle armi speciali, appunto come il fascismo che aveva il 42, il primo modello che è stato usato anche durante la battaglia di Cassino. Un altro oggetto che racconta la storia è questo basco neozelandese, che è appartenuto ad un capitano medico del 28° battaglione Maori che si chiamava McConnell, e la particolarità di questo capitano è che lui stava nell'ospedale da campo neozelandese proprio vicino alla città di Cassino ed era noto perché, come riportano anche i documenti ufficiali neozelandesi, curava in questo ospedale da campo sia i feriti neozelandesi sia i feriti tedeschi. Quindi è un altro pezzo, diciamo, di storia che ci racconta quello che poi andiamo a vedere insieme. Queste immagini sicuramente riguardano l'operazione Dickens. Siamo a marzo 1944. Vediamo questi carri neozelandesi che si stanno avvicinando alla città di Cassino. Il posto esatto non riusciamo a capirlo, ma probabilmente siamo sulla Parallel Road. Qui siamo sulla Caruso Road. Questi sono carri del 19° Reggimento Corazzato Neozelandese, sicuramente lo Squadrone B, e vediamo questi paracadutisti tedeschi che si avvicinano verso la camera e sono prigionieri dei neozelandesi. In realtà l'unico successo dell'operazione Dickens, che comincia il 15 marzo con il bombardamento massiccio della città, è quello che si ha proprio nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, perché praticamente la compagnia D del 25° battaglione al comando del maggiore Hewitt riesce con un colpo di mano ad arrivare a quota 193 al castello di Roccajanula, che era tenuto in quel momento dalla seconda compagnia del primo battaglione del terzo reggimento paracadutisti, circa 20 uomini. Il comandante Maul viene ucciso in combattimento insieme ad altri due paracadutisti e gli altri, dopo una piccola scaramuccia, si arrendono. E la mattina dopo, queste immagini si riferiscono in quel momento, quindi la mattina del 16, vengono portati lontano
dalla linea del tiro. Qui siamo vicino alla cava che sta sulla Caruso Road, che offriva una, come vedete, un grosso riparo sia ai carri armati che alle truppe che si avvicinavano alla città di Cassino. Questi molto probabilmente sono soldati del battaglione Essex, quarto battaglione Essex, che si stanno avvicinando appunto per subentrare poi e supportare i neozelandesi che nella tarda serata del 15 di marzo avevano preso il castello di Rocca Janula. Questi carri Sherman avanzano verso la città sia sulla Caruso Road che sulla parallela che sta a sinistra dopo il fiume, dopo questo canale che è la chiamata Parallel Road, e quello che vediamo in lontananza è la zona del carcere, la zona del convento, dove praticamente iniziano questi combattimenti. Molti carri verranno distrutti e molti carri verranno fermati dai crateri delle bombe. Qui vengono portati via dalla linea di fuoco dei feriti, e possiamo vedere, questo è un neozelandese. E queste sono scene sicuramente ricostruite con questo carro Sherman immobilizzato tra le macerie della città di Cassino, e questo fu il più grande problema dei carri, che non potevano supportare la fanteria. Vedete questi crateri, questo soldato entra nel cratere e esce fuori, quindi dei crateri enormi fatti dalle bombe da 500 libbre americane, che avevano completamente stravolto il tessuto stradale della città e distrutto e ridotto in macerie tutte le case. Qui abbiamo altri soldati che si avvicinano, che portano probabilmente dei rifornimenti alla prima linea, e sono sempre neozelandesi, perché il compito di prendere la città era stato affidato ai battaglioni neozelandesi, e che in particolare il 25esimo battaglione, appoggiati appunto dal battaglione Carri, che è appunto il 19esimo reggimento. Vedete qui questo ferito viene portato via, di spalle vedete che il Gurkha ha dietro il coltello Kukri, quindi praticamente sono dei Gurkha appartenenti all'unità, che poi riusciranno con un colpo di mano la notte del 17 di marzo ad arrivare addirittura sulla 493, sulla collina dell'Impiccato. In lontananza probabilmente quella è la chiesa Madonna del Carmine sulla sinistra, e poi il convento collegato. Vedete questi fumogeni che venivano stesi dagli alleati appunto per coprire dal fuoco tedesco le truppe che si trovavano lì. Una pattuglia con la Croce Rossa, con la bandiera, per raccogliere feriti sul campo di battaglia. Sappiamo dai veterani che ci furono tantissimi episodi di tregua, quello più famoso è quello del 19 marzo al castello di Rocca Janula, ma nella città di Cassino ci furono molti momenti di tregua tra i paragonisti tedeschi e i neozelandesi, appunto per raccogliere i caduti, ma soprattutto i feriti che si trovavano sul campo di battaglia. Vedete il paesaggio roccioso del castello di Rocca Janula, e da lì salì proprio il reggimento Essex. Ce lo indicò Bill Hawkins, che era un veterano di quella unità. Ancora carri, vedete, questo carro addirittura è nel senso contrario dell'avanzata. Vedete in lontananza il monastero distrutto nel bombardamento del 15 di febbraio. Vedete l'intorno, ci sono dei fumogeni, probabilmente sono sempre colpi di artiglieria, perché il campo di battaglia era saturo di nebbiogeni. Ne sono stati lanciati a migliaia sul campo di battaglia, che servivano per accecare l'osservazione tedesca. E qui probabilmente già c'erano i Gurkha, ancora questi soldati Gurkha, vedete il Kukri come si vede bene, i soldati Gurkha che portano dei rifornimenti, che erano asserragliati sulla Heigmans Hill, la collina dell'Impiccato, e lì erano in una situazione molto esposta, e quindi gli alleati cercavano di coprirli con questi nebbiogeni, che comunque bruciavano gli occhi, che comunque non facevano respirare. Ecco un indiano, vedete, la quarta divisione con il turbante, perché c'erano anche unità rajputana in quella zona. In realtà sull'Heigmans Hill c'era, oltre all'unità Gurkha, c'erano anche una compagnia dell'Essex e una compagnia di rajputana. Ecco, quando scoppiano questi fumogeni, potrebbero essere tanto dei fumogeni ma anche delle bombe al fosforo.
qui ancora dei Sherman neozelandesi che avanzano sulla Caruso Road, appunto protetti dall'osservazione tedesca da questa collina. Infatti le truppe neozelandesi si avvicinavano alla città passando da qui, perché erano coperte dall'osservazione tedesca, anche dal tiro diretto delle artiglierie tedesche. Qui un six pounder neozelandese che è stato portato fin lì, quasi in prima linea, per contrastare evidentemente il tiro d'artiglieria tedesco. I tedeschi avevano piazzato dei PAC 40 all'inizio della Caruso Road, all'inizio delle prime case della città di Cassino. Infatti c'è un'immagine molto significativa in cui si vede un PAC 40 e tre Sherman distrutti. Probabilmente questi qui sono proprio i paracadutisti tedeschi presi prigionieri, che stanno marciando sotto scorta e sempre sulla Caruso Road. Come avete visto, questo filmato è molto interessante, ha degli spunti veramente importanti, e certamente le immagini raccontano molto di più di tante parole, ma comunque leggere i libri è fondamentale per comprendere poi le immagini che andiamo a vedere. Alla fine del filmato ci saranno tutti i link che ricondurranno alle nostre pagine, alle pagine dell'Associazione Battaglia di Cassino, e quindi a cui vi invito di partecipare. Grazie dell'attenzione, alla prossima, e vi saluto anche il mio amico